siamo qui con Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, per il consueto punto del lunedì sui fatti più importanti della settimana calcistica. Iniziamo dal posticipo di ieri e precisamente dalla Juventus, che ha il miglior attacco e la peggior difesa del campionato. È una questione di equilibrio fra i reparti, secondo lei, oppure manca un grande difensore che sappia guidare il reparto arretrato? Ma io non la vorrei sul fatto dell'equilibrio fra i reparti, perché la Juve è squadra equilibrata, ma è il miglior attacco perché ha trovato una formula nell'ultima partita di ieri importante, con questi due attaccanti forti di testa, e attaccare sulle fasce laterali è dura per le difese che non hanno volume in area di rigore. Un'altra squadra che in questo inizio di stagione vive di alti e bassi è il Palermo di Pastore, che Zamparini ha definito il nuovo Zidane. Lei è d'accordo con questa definizione? Ha grandi colpi, probabilmente in qualche momento sembra anche più fantasioso, in qualche uno contro uno sembra più fantasioso, probabilmente essendo ancora giovane gli può mancare quella che è la logica di gioco che aveva Zidane nell'ultimo periodo. Senta, tornando un attimo agli anticipi di sabato invece, il gesto plateale di Chivu verso la panchina nerazzurra, ha detto se davanti non corrono io esco, in pratica. Può essere un sintomo per l'Inter magari di una incrinatura nella sicurezza, nella forza che c'erano fino all'anno scorso? Può essere un segnale? No, è un atteggiamento abbastanza villano. Però sa, ne abbiamo visti in quella partita lì e poi nei giorni successivi, voglio dire, Chivu deve fare il suo lavoro e se gli tocca un qualche momento di difendere uno contro due ci sta. Benitez per ora non sta facendo troppe variazioni rispetto alla squadra che ha ereditato da Mourinho. Crede che sia vicino il momento in cui dovrà metterci del suo questa Inter, il nuovo allenatore? No, Benitez sta lavorando a un cambiamento radicale, che non è di uno schema o di un cambiamento di idee, cambiamento di gioco. Intanto una difesa che difende altissima. L'anno scorso la difesa dell'Inter stava bassa, tentava un recupero di palla 10 metri, 20 metri sotto la metà campo, quindi vanno a pressare alto con la difesa altissima e incontrano anche in qualche pericolo di troppo, in qualche occasione. Sì. Però stiamo assistendo a un cambiamento radicale del gioco della squadra. Le prime giornate di campionato hanno visto molti errori da parte dei direttori di gara e il classico atteggiamento da parte dei protagonisti, cioè se l'arbitro sbaglia a mio favore è un errore, se sbaglia contro c'è qualcosa che non va. Il calcio italiano non accetterà mai l'errore dell'arbitro per quello che è, cioè un semplice errore. Ci stiamo comportando da assi, c'è poco da fare, e il termine credo che sia questo. Oltretutto non stanno andando male, c'è qualche errore ma meno di quelli dell'anno scorso. C'è in atto una campagna di attacco agli arbitri con un fine politico, perché credo che sia abbastanza chiaro, e il fine è quello delle società, delle leghe, di riappropriarsi della gestione dell'arbitro. Questo non succederà mai perché le componenti, parlo delle altre componenti che hanno a cuore il campionato, che hanno a cuore il calcio, che vivono in un mondo che dove si pensa la giustizia, dove si pensa che i giudici devono essere indipendenti e l'arbitro è un giudice, ci sembra anche in questo caso giudici sotto il potere esecutivo, mi sembra un errore perché verrebbe meno l'imparzialità. Ma poi è un film che abbiamo già visto e sappiamo dove ci ha portato.